pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Guardo il mondo dal filtro delle mie cicatrici e le vedo come se fossero i miei superpoteri. Inizia così il racconto degli anni passati, fatto da Tiziano Ferro, un artista ormai affermatissimo, con una carriera solida tra i live e i concerti negli stadi, e una vita privata invece un po' più tormentata, ma anche ricca di emozioni positive, come quella del matrimonio celebrato nel 2019 con Victor Allen. Dopo anni dall'esordio e un periodo ormai molto lungo dell'outing fatto dall'artista di Latina, ecco infatti un racconto a cuore aperto senza filtri che svela il lato più intimo, fragile e in qualche modo inedito di Tiziano Ferro. Un viaggio emozionante attraverso una vita segnata da alti e bassi, dove le cadute, prima che i successi, si sono trasformate in opportunità, in occasione di crescita. Che Ferro, il documentario su Tiziano Ferro appunto, sia innanzitutto il racconto dell'uomo prima che della pop star, beh, lo si capisce chiaramente dal trailer diffuso in anteprima dalla piattaforma streaming. E così ecco Tiziano Ferro che ha deciso di raccontarsi nella sua sfera più privata e lontana dal palcoscenico, senza nascondere quelli che possono essere i problemi di chiunque e che lui stesso ha sofferto: mancata accettazione, depressione, ansia, dipendenze. Te le porti dietro queste cose, mi vestivo ogni mattina di un corpo che non era il mio. A quel punto arrivò il grande problema, prosegue l'artista in una intervista di lancio di questo documentario che è disponibile dal 6 di novembre, appunto giorno d'uscita del documentario sulla sua vita, ma anche nel momento in cui anche nei negozi esce, proprio i primi di novembre, Accetto Miracoli, l'esperienza degli altri, cioè un nuovo album di cover anticipato da una rivisitazione di Rimmel, uno dei principali successi di Francesco De Gregori, che abbiamo avuto modo di sentire in rotazione nelle scorse settimane. Beh, sembrano passati secoli da quando invece cantava Imbranato, che però oggi come titolo sembra così evocativo proprio per quel lato privato e intimo dell'artista. Si tratta del brano che abbiamo scelto per voi oggi e che è tratto dall'album Rosso Relativo, un successo davvero enorme per Tiziano Ferro, datato 2001, dunque quasi ventennale. In realtà, essendo il terzo estratto di quel disco, uscì a gennaio del 2002. In origine la canzone era stata scelta dall'artista per partecipare al Festival di Sanremo, ma venne bocciata dalla commissione giudicante e quindi fu scartata. Poi fu trasmessa invece in radio e distribuita su supporto fisico, dunque CD, in Germania, Austria e Francia. Nel 2003 fu invece utilizzata come colonna sonora di una telenovela brasiliana, mentre ne esiste anche una versione in lingua spagnola. Andò abbastanza bene in Europa e, curiosamente, il paese nel quale si posizionò meglio fu il Belgio, al sesto posto.